Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a giocare in crogiolo con il Perseveranza, l'automatico della Vice, che era nel gioco sin dagli inizi e che però ancora non abbiamo mai recensito e che quindi abbiamo inserito, diciamo, nella playlist delle armi, appunto, da recensire per il progetto che, appunto, vi avevamo detto su Instagram. Se non ci seguite su Instagram, seguiteci perché vi comunichiamo tantissime cose. Perseveranza è il solito automatico Vice, quindi stesso archetipo del Valakadin e dell'automatico dello Standardo di Ferro, e andiamo subito a vederne i perk. Abbiamo un telaio rapido, quindi una riserva di munizioni più capiente si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto. Tre tipi di canna: direzione controllata, una canna leggermente ventilata che controlla notevolmente il rinculo ma aumenta la maneggevolezza, canna estesa, un'estensione pesante per canna che aumenta la gittata e riduce la maneggevolezza, e canna scanalata, una canna ultra leggera che aumenta notevolmente la maneggevolezza e leggermente la stabilità. Ho preferito mettere la canna scanalata perché alla fine la gittata potrei aumentarla ma a discapito di molta maneggevolezza, quindi non mi conviene, e allora ho preferito aumentare a pari passo stabilità e maneggevolezza. Due tipi di caricatore: proiettili rifiniti, quindi quest'arma può sparare a distanze maggiori aumentando la gittata, e proiettili stabili, il caricatore ottimizzato per il controllo del rinculo, aumenta notevolmente la stabilità e riduce leggermente la gittata. Così il rapporto gittata-stabilità è, diciamo, al limite del decente, quindi preferisco non diminuire la gittata per aumentare la stabilità. Perk peculiare: oscillazione ridotta. Tenendo premuto il grilletto, il sistema anti-oscillazione di quest'arma migliora la precisione nel tempo. Quindi, appunto, il perk c'era anche, mi sembra, sull'automatico dello standardo, e che, appunto, ci aumenta la precisione col tempo. Ma adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Come vedete, l'arma è uguale esteticamente a Valakadin, comunque a tutti gli automatici della Vice, GG Fantasia per Bungie, e bene o male l'utilizzo è sempre lo stesso. Comunque, avendo un'altra cadenza, io consiglio l'utilizzo dalle medio-corte distanze. In realtà questo riesce a raggiungere anche quelle lunghe, e ho appena vinto un gunfight contro una lancia. Cacchio, ho fatto. Dicevo, questa riesce a raggiungere anche distanze un pochino maggiori. Il problema è che la stabilità non è molto alta, perlomeno il rinculo non è molto facile da controllare perché va un po' a destra e a sinistra. Dicevo, il rinculo è un po' particolare, sembra difficile da controllare, ma in realtà poi, avendo un mirino, diciamo, non è proprio questa la ragione, però insomma, avendo un mirino abbastanza grande, vedete che il mirino è abbastanza grande rispetto a un semplice puntino. Per esempio può essere un'arma cinetica, quindi un mirino metallico. Avendo questo mirino quindi abbastanza grande, si riesce ad agganciare bene il nemico. Probabilmente non è proprio questa la ragione scientifica, però essenzialmente si riesce ad agganciare bene il nemico, quindi in testa i colpi entrano. Probabilmente io lo accompagnerei da un'arma che sia forte nelle lunghe distanze, perché comunque è abbastanza versatile come automatico. Può diventare anche una mitraglietta, diciamo, possiamo usarla anche come mitraglietta. Quindi probabilmente il punto, la distanza in cui perde un pochino è quella lunga. Madonna, questo è riuscito a pusharmi col pompa passando per mezzo alla mia granata. Tra l'altro ha un caricatore di 51 colpi, quindi un caricatore decisamente ampio. Se quello venisse un attimo per un po'. Ovviamente per avere una cadenza così alta, penso sia la cadenza più alta degli automatici in generale. Erano sempre gli stessi due, sono riuscito a prendere. Il problema è che se prendiamo in testa arriviamo al gunfight pelo pelo con poca vita, quindi riusciamo a vincere il gunfight veramente per poco. Mentre se non prendiamo in testa non lo vinciamo nemmeno il gunfight. Quindi diciamo che non è l'arma perfetta per questo meta, considerando anche che non è il suo meta. Considerando, dicevo, che non è il suo meta, perché ovviamente è un automatico, non un meta di impulsi. È ovvio che sia un attimo in difficoltà. Però comunque diciamo che riesce a reggere qualche gunfight se utilizzato bene. No, ecco, da queste distanze è troppo. Chiediamo veramente troppo. Diciamo che dovete utilizzarlo pensandolo come una mitraglietta, perché alla fine la gittata bene o male è quella, magari un po' più alta perché
riesce in qualche situazione ad allungarsi un pochino, però all'incirca la gittata è quella di una mitraglietta. Poi certo, ovviamente dalle corte distanze non è forte quanto effettivamente una mitraglietta, perché, cioè, perlomeno quanto una mitraglietta forte, per esempio l'Antiope D. Ecco, non è molto stabile, quindi dovete cercare di non fare queste cose che ho appena fatto io, cercare di non prendere gente in head glitch. Contro la lancia ovviamente, ragazzi, non regge, cioè è un automatico in un meta di impulsi e quindi già siamo messi male. In più contro l'impulsi più forte del gioco non riesce, ovviamente, perché è logico che non riesca. Diciamo che in generale è un'arma mediocre, perché alla fine non è che sia tutta questa potenza. Vedendola anche ovviamente in un meta di impulsi, ci sta che non sia tutta questa potenza, però qualcosa riesce a fare, se la cava. Abbiamo perso adesso una kill e abbiamo perso, e non ho giocato nemmeno tanto bene, anzi ho giocato abbastanza male. Ragazzi, l'arma è quello che è, purtroppo non è chissà che automatico, cioè non è chissà che arma considerando in questo meta, perché bene o male il danno lo fa. È un po' difficile, il gioco ha fatto veramente schifo, ho fatto pure negativo, cioè qualcosa di allucinante. Però l'arma non riesce a trovare uno spazio in questo meta. E purtroppo la lancia gravitazionale sovrasta qualsiasi cosa, è vero, questa in maniera particolare, perché comunque, appunto, come vi ho detto, essendo particolarmente più forte dalle medio-corte distanze, appena ci allunghiamo un attimino di più non riusciamo ad agganciare il nemico, e con la lancia ci scioglie. Quindi ragazzi, questa era l'arma. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tradizione, ma seguiteci anche su Instagram, Facebook, con ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaula, e la tua luce è mia.